Sport Utility Vehicle, i SUV piacciono sempre di più, lo dice il mercato. Coupé, una passione intramontabile. Ebbene, l'unione tra questi due aspetti ha creato un nuovo segmento che va molto di moda, ovvero i SUV coupé. Però attenzione, appartengono ad un segmento alto di gamma, quindi a prezzi piuttosto impegnativi. Renault con Arkana, la macchina che proviamo quest'oggi, ha cercato di democratizzare questo concetto, di renderlo appunto più fruibile al vasto pubblico. Sorge sulla piattaforma condivisa con Captur, ma è molto più grande, ben 457 centimetri. E poi un'altra scelta ben precisa fatta da Renault, ovvero il concetto di elettrificazione, perché Arkana è disponibile soltanto in versione mild hybrid o full hybrid, ibrida in sostanza. E poi solo con cambio automatico e solo con trazione anteriore. Però attenzione, perché l'altezza da terra è davvero consistente, parliamo di 20 cm per quello che è la luce minima tra terra e sottoscocca, che la rende davvero una SUV a tutti gli effetti. Questa in sintesi la carta d'identità della nuova Renault Arkana. La versione che proviamo oggi è la 140 TCE, dove 140 sta appunto per il numero dei cavalli, una mild hybrid e soprattutto sviluppa il concetto easy drive, il concetto a cui tiene molto Renault, cioè una guida semplice, resa semplice da che cosa? Dai sistemi di assistenza alla guida, che in questo caso sono ben 14, non sono per nulla pochi. All'interno tanto spazio, nonostante sia una versione coupé come abbiamo detto, tanto spazio per chi abita appunto all'interno, ma anche per i bagagli, perché parliamo di un bagagliaio che varia, quindi che è capace di andare dai 518 ai 1311 litri. Tanto spazio nell'abitacolo, i sedili sono particolarmente sportiveggianti, perché in questo caso stiamo parlando della versione RS Line, quindi sedili più sportivi in punture rosse, ma ci sono dei richiami rossi anche nel resto dell'abitacolo, compreso il simil carbonio, che comunque conferisce un bel effetto. Eccoci a bordo di Arkana TCE 140, parliamo di un 1.3, 4 cilindri benzina, particolarmente reattivo, particolarmente vivace, insomma l'aspetto sportivo è stato ben considerato su questa vettura, specialmente, in special modo vorrei dire, quando selezioniamo l'opzione sport. Perché? Perché anche Arkana, come molte vetture della gamma Renault, è dotata del multisense, ovvero questa tecnologia che ci permette di optare su tre diverse possibilità di guida, che sono sport, appunto, eco, per essere naturalmente più parsimoniosi nei consumi, e MySense, che permette di settare a piacimento appunto la vettura. Dove interviene il multisense? Interviene su un aspetto anche, diciamo così, di impatto visivo, cioè l'illuminazione dell'abitacolo, ma anche della strumentazione. Non solo cambiano i colori, ma cambiano anche alcune funzioni, alcune indicazioni. E poi, cosa che conta maggiormente, interviene su alcuni aspetti dinamici della vettura, ovvero la reattività del motore e del cambio, interviene anche sull'ESP e non ultimo ovviamente interviene anche sullo sterzo, quindi sul servosterzo. Ricordiamoci, parliamo di un mild hybrid, quindi a questo motore, abbiamo detto 1.3, 4 cilindri, abbinato un motogeneratore piccolo di 12 volt, che è in grado di aiutare, quindi di fungere da ausilio al motore endotermico. Perché attenzione, quando si parla di mild hybrid significa che la vettura non funzionerà mai in regime completamente elettrico, ma il motore elettrico ha la funzione di aiutare il motore endotermico quando ne ha più bisogno. Questo comporta comunque dei notevoli vantaggi dal punto di vista dei consumi, dal punto di vista delle emissioni e non ultimo anche la possibilità di poter accedere a diverse zone a traffico limitato. Il cambio è un cambio robotizzato a 7 rapporti, davvero molto fluido, molto veloce nelle cambiate, molto rapido, specie se usiamo anche i paddle al volante, che oltre ad essere
più veloce forse nelle cambiate, dona anche questa sensazione ulteriore di sportività. In conclusione, questa vettura ci ha veramente impressionato per diversi aspetti. Prima tra tutti la capacità appunto di carico, lo spazio all'interno, trattandosi di una SUV coupé comunque. E poi ci ha davvero impressionato l'elevato livello di assistenza alla guida, quindi il livello tecnologico. E non ultimo il prezzo. In questa versione RS Line, appunto, che è la top di gamma, quella un po' più sportiva, come avete già avuto modo di capire, parliamo di 2.800 euro in più rispetto alle altre versioni e con un allestimento di base davvero al top. In tutto si parla di 30.350 euro. Però le novità non finiscono qua. Viene presentata la nuova evoluzione di Arkana, ovvero la versione ibrida plug-in, ma non solo, anche la versione mild hybrid, come in questo caso, con la stessa motorizzazione, però 20 cavalli in più. La versione ibrida plug-in invece ad un prezzo di incremento davvero contenuto, si parla di 1.500 euro, a fronte di un risparmio che la casa francese quantifica in 20% in fatto di emissioni inquinanti e di consumi, davvero un risultato ottimale.